Cominciamo con Carlotta Zanotto, un debutto sulla finale scudetto, le prime impressioni? Le prime impressioni, un'emozione fantastica. Credo che riuscire a stare in piedi era già tanto dall'emozione, però bellissimo. Un palazzetto fantastico, un Imoco che non molla mai, una Piacenza ovviamente più forte, però l'Imoco ci ha messo molto cuore. Sì, noi siamo delle vere guerriere, abbiamo dimostrato di essere un gruppo fantastico e si è visto che abbiamo lottato fino alla fine nonostante le difficoltà. Perché dopo un duro anno passato insieme, cioè, siamo unite molto e in campo si vede. Marco Gaspari prima in intervista diceva che devi portare le paste perché sei passata dalla B1 al debutto in Serie A scudetto. Direi di sì, il minimo sono le paste, se non una cena intera a tutta la squadra. No, aspetta che dopo la devo fare davvero. Siamo con Alessandro Costolin, finita la gara 4. Una partita emozionante, sebbene Piacenza superiore, con l'assenza di Nicolova, però le Pantere non mollano mai. Sì, abbiamo cercato di mettere tutto, erano fisicamente stanchissime e anche mentalmente, perché perdere Emilia è stato veramente un brutto colpo per noi. Siamo riusciti comunque a vincere la gara 3, ma stasera loro non se la sono fatti scappare. La tua entrata in campo però ti sei fatta subito trovare pronta. Sì, abbiamo provato un nuovo assetto, siamo partite con questo nuovo assetto provato praticamente stamattina ed è stato durissimo perché spostare Raffa a posto quando era abituata al centro è stata per lei difficile. La squadra è cambiata un po', poi abbiamo cambiato di nuovo assetto, è andata un po' meglio, però è stata dura. Ma se ti avessero detto agosto, guarda che arrivi in finale scudetto. Ah, avrei lasciato lo stipendio qua, veramente. È stato bellissimo, è un'emozione unica anche perché inaspettata. Siamo partite che non avevamo neanche il palazzetto, siamo arrivate a riempire il Palaverde con 5.800 persone, questo per me è il mio scudetto.